Palermo, abbiamo collegati da Palermo Francesco Fausto Russo e Costanza Anastasi della terza C dell'Istituto Borgese di Palermo, da Grosseto Agata Wonger della terza C della scuola secondaria di primo grado Ungaretti, e infine da Perugia è collegata Rachele Gabrielli, che è studentessa presso l'Università di Perugia del corso di laurea in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali ed è anche attivista delle Agende Rosse. Direi di seguire quest'ordine, quindi do subito la parola a Costanza da Palermo. Grazie, salve. La mia domanda è per Stefano Mormile. Sto facendo delle ricerche, ho letto un dialogo immaginario scritto da lei dopo la morte di suo fratello. Buongiorno, signor Mormile. Mi ha colpito molto la parte in cui Mormile dice al procuratore di non guardare i sei colpi inferti dalla pistola dei due killer, ma guardare i colpi inferti dallo Stato. E alle sue spalle, uno Stato che non voleva vedere la verità. La storia di Umberto Mormile è la storia in cui la vittima diventa imputato al processo e lo Stato ha lasciato che si macchiasse l'immagine di un uomo che svolgeva il suo compito nell'esercizio del suo dovere e non si piegava ai voleri della criminalità rappresentata da alcuni vertici dell''ndrangheta e da alcuni vertici dei servizi segreti. Quindi io mi chiedo se secondo lei si attuerà mai una bonifica che arrivi fino agli ambienti carcerari, sfondo molto spesso di accordi di alcuni rappresentanti della mafia e delle istituzioni, come emerso nel processo trattativo Stato-mafia. Grazie. Ok, grazie a te Costanza. Adesso c'è Agata da Grosseto. Buon pomeriggio a tutti. Io sono Agata Wonger, sono una studentessa di terza media di Grosseto e queste sono le mie domande. Quando penso alla crudeltà della criminalità mafiosa, mi tornano in mente le parole pronunciate da Antonino Caponnetto dopo la strage di Via D'Amelio. Durante un'intervista, egli disse: "È finito tutto". Parole queste frutto di rassegnazione, ma sono sicura che noi qui presenti non siamo rassegnati. Altrimenti non saremmo qui tutti in collegamento. I numerosi incontri per parlare di mafia, fatti specialmente nelle scuole, mi danno forza e speranza perché mi dimostrano che ci sono ancora persone decise a spingere le nuove generazioni a combattere contro l'omertà e la criminalità. Mi fanno capire che si pensa di trovare un futuro di giustizia in noi giovani. Dopo questo incontro pieno di ricordi amari, vorrei spingervi ad essere ottimisti e vorrei quindi chiedervi di spendere qualche parola sulle speranze che ci sono contro l'ingiustizia. Le mie domande sono le seguenti: quali sono i passi principali che la società dovrebbe fare per dare un contributo? È vero che noi giovani siamo l'occasione di una svolta positiva? Non ho pensato di fare questa domanda a una persona in particolare, chiunque voglia dare la sua opinione, io sono qui. Perfetto, grazie mille. Finiamo con Rachele. Grazie Giorgia. Buonasera a tutti. Ho tre domande, una per Stefano Mormile, una al dottor Spinosa e una all'avvocato Ripici. Colgo l'occasione anche per salutare e mandare un abbraccio a Salvatore Borsellino. Socialmente c'è un crollo dell'attenzione sulla pericolosità della mafia e tanti servitori dello Stato caduti in servizio sono nomi sconosciuti a molti. Molto più grave, però, è che siete voi familiari di Umberto che avete l'onere di cercare la verità storica, in particolare sul vergognoso doppio movente al posto dello Stato. Per cui Stefano, le chiedo, oggi con la vicenda giudiziaria di Umberto ancora in corso, come possiamo noi giovani affiancare lei e la sua famiglia per onorare la memoria di Umberto e pretendere che finalmente emerga la verità storica, ancora taciuta anche a causa del segreto di Stato sul protocollo Farfalla? Quanto è importante per voi familiari delle vittime l'azione di movimenti che non si limitano a partecipare alle conferenze annuali in sfilate più o meno istituzionali, ma fanno memoria ogni giorno dell'anno anche nelle scuole e nell'università? Un'altra questione. La rivendicazione dell'omicidio Mormile da parte della falange armata carceraria è emblematica di quanto il mondo delle carceri sia stato un po' il buco nero del potere. Il carcere dovrebbe essere il luogo più controllato dal potere dello Stato, eppure abbiamo assistito a rivolte scoppiate con le stesse modalità e soprattutto contemporaneamente in istituti diversi penitenziari. Le scarcerazioni hanno fatto venir meno il dovere che ha lo Stato di ridare giustizia alle vittime e ai familiari, recidendo, spezzando le connessioni del mafioso con l'esterno attraverso l'applicazione delle misure incise al 41 bis.
Poiché a me queste vicende hanno riportato alla memoria il protocollo Farfalla, delle cui pratiche è stato incolpevole testimone Umberto Mormile, domando al dottor Spinosa: vi è stato un coordinamento occulto delle violente rivolte dei detenuti dentro carceri e delle ribellioni dei loro familiari fuori dagli istituti stessi, ovvero un sistema che tende ad agevolare i mafiosi e che è riuscito a strumentalizzare l'emergenza? E all'avvocato Maripigi: come si può essere giunti a provvedimenti domiciliari emessi dai magistrati di sorveglianza che contrastano in modo insanabile con le misure che caratterizzano il 41 bis, generando un cortocircuito evidente? Può essere che in magistratura ci siano anche ogni tanto mille marce, come sembra emergere anche dalle pubblicazioni di alcune intercettazioni di questi giorni? Oppure all'ennesimo caso di strabismo del nostro sistema giudiziario? Grazie mille. Grazie a te, Rachele. Allora, io direi, magari seguiamo l'ordine che ha scandito Rachele con le sue domande, e probabilmente la prima delle quali rivolta a Stefano, un po' richiama la stessa di Agata. Sì, sì. Diciamo che ciao a tutte, grazie. Le risposte le avete date implicitamente da sole. Nel senso, che speranza ci sono per il futuro? Come si fa a scardinare un sistema che è così chiuso, così, così ostile? Si fa attraverso voi, attraverso la vostra partecipazione, la vostra... allora, chiunque sta partecipando e chiunque sta rivolgendo delle domande si è informata, ha letto, si è documentata, ed è questo che bisogna fare. Bisogna conoscere la storia, bisogna conoscere la storia, la propria storia, che è importante, perché le vicende ricordate non riguardano semplicemente noi familiari di vittime, riguardano tutto il paese, perché quelle vicende hanno un peso molto, molto, molto pesante, molto, molto duro sulle sorti di questo paese. In quegli anni in cui sia Fabio Repici, sia soprattutto Giovanni Spinosa hanno ricordato che si sono determinati il passaggio dalla prima alla seconda Repubblica, l'effetto di quel passaggio è stato un'alterazione enorme degli assetti dello Stato e dei poteri dello Stato, nel senso che fino alla prima Repubblica esisteva uno Stato democratico in cui l'espressione principale del Parlamento era la politica. La Seconda Repubblica, invece, che è nata proprio a origine, è stata costruita sulle bombe, sulle uccisioni, che in gran parte sono raccontate appunto in quel libro, ne abbiamo discusso anche in questo incontro. La Seconda Repubblica, invece, gli assetti si sono modificati a detrimento, a danno della classe politica. La classe politica non conta più, è stata sostituita da altri poteri economici, poteri massonici, poteri... E questo si riverbera nella vita di tutti quanti noi, di tutti quanti voi, giovani. Ecco perché è importante conoscere la storia e raccontarla. Voi avete cominciato a conoscerla, vi siete documentati, partecipate, e questo già è un indice importante che prima o poi riusciremo a scardinare questa resistenza. L'altro impegno che vi chiedo, ma non c'è bisogno nemmeno che ve lo chiedo, lo farete sicuramente, è quello di propagare questa informazione, di esortare anche i vostri amici, i vostri colleghi, le vostre conoscenze a fare altrettanto, informarsi, conoscere. Questa è l'unica maniera per bilanciare. Vi dico due episodi. Uno, il Paragogel che vedremo stasera su Rai 5 è stato rappresentato, come ci ha raccontato Giovanni Spinosa, è stato rappresentato un anno fa esatto al Tribunale di Ancona. Un evento unico, incredibile, nella storia di questo paese. Una rappresentazione teatrale all'interno di un tribunale. Non si è mai visto e non si è mai ripetuto una cosa del genere. Io mi aspettavo che ci fosse, oltre al clamore della stampa, e c'è stata una ripresa della stampa in termini positivi per esaltare lo spettacolo, che davvero è stato commovente, ha emozionato tantissimo, ma mi aspettavo almeno, non dico un lancio, ma almeno un'informazione sul sito della giustizia, sul sito ufficiale della giustizia, visto che
si celebrava in un tribunale. La giustizia, il sito ufficiale della giustizia, che è prodigo di informazioni per quanto riguarda le sorti esaltanti della squadra di calcio dell'Astrea, la squadra del corpo della polizia penitenziaria, non ha mai citato, non ha mai dato una riga di informazione su Paracopi, su un evento importante, clamoroso, consumato all'interno di una propria struttura prestigiosa. Mai. E neanche adesso l'ha fatto. Questa è la prima cosa che volevo ricordare. La seconda cosa è che meno di un anno fa io ho scritto una lettera al ministro Bonafede e all'allora capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Basentini, ricordandogli questa vicenda incredibile di Umberto, ma ricordando anche ricordando loro, accendendo un faro sul protocollo Farfalla, su quelle dinamiche, insinuando il dubbio, perché può essere solo un dubbio, che certe pratiche ancora adesso continuano, quindi era loro dovere, loro preciso, e anche interesse, non solo dovere, anche interesse, visto che fanno parte di quella struttura, e se c'è un pericolo all'interno di quella struttura, c'è pericolo per tutti quelli che lavorano in quella struttura, compresi i vertici, esortandoli a fare qualche cosa, a mettere in atto qualche azione importante, incisiva, per verificare che quelle pratiche ancora oggi non continuino. Inoltre avevo chiesto loro, visto che si era aperto un fronte di conoscenza al Tribunale di Reggio Calabria, dove si stava celebrando il processo Ndrangheta stragista, in cui proprio quelle vicende dell'infiltrazione e del connubio, di quell'osmosi tra servizi e DAP, era emerso con prepotenza attraverso numerose testimonianze, ho chiesto loro di accendere un faro anche su quel processo, magari non costituendosi parte civile, perché magari tecnicamente non c'erano più i presupposti per poterlo fare, ma almeno mettere il cappello. L'amministrazione della giustizia è interessata a seguire quelle vicende. Nessuno mi ha risposto. Basentini forse ha preferito dimettersi piuttosto che dare una risposta. Ovviamente è una battuta, però questo è per dire che solamente con la conoscenza e con propagare questa conoscenza possiamo cercare di scardinare questa barriera. Grazie. Grazie a te Stefano. Passo la parola al dottor Spinosa. Sì. Vedi Agata, tu ci chiedi, come dire, ci parli di rassegnazione, di ottimismo, di speranza. Sì, sono assolutamente d'accordo con te. Prendo spunto da quello che diceva Stefano un attimo fa. Non solo non c'è, se non è stata ripresa dal sito del Ministero della Giustizia a Paragoghe. Io avevo chiesto al CSM, che al presidente Ermini, se volesse essere presente o se, nel caso che lui fosse impossibilitato, potesse delegare un consigliere del CSM per testimoniare la vicinanza del CSM, un funzionario, un usciere del CSM che ci testimoniasse la presenza del CSM. Non ho avuto nessuna risposta. L'Associazione Nazionale Magistrati, che pure era coinvolta in tutta l'organizzazione della giornata, ha espressamente dichiarato che non c'entrava nulla e non voleva entrarci nulla con Paragoghe. Sono mazzate, scusami, sono botte, il termine mazzate non è proprio corretto, sono botte che quando si prendono fanno male per chi da 40 anni fa questo mestiere. Però nonostante tutto siamo andati avanti, va bene, lo abbiamo fatto. E affinché quello che abbiamo fatto l'anno scorso non restasse come un fatto isolato, abbiamo fatto anche il docufilm che questa sera sarà proiettato e poi resterà su Rai Play. Va bene, a ricordo. Perché ne vale la pena? E sai perché ne vale la pena? Perché ci sono ragazze come te, ci sono ragazze come te che credono che si possa cambiare, si possa ricostruire la nostra storia, perché ragazze come te e per quello che sarà la tua storia, il tuo futuro, hanno diritto a una loro storia. La presenza di giovani, di persone come voi,
E la ragione principale che ci incoraggia è la ragione per cui, nonostante tutto, io penso che poi, alla fine, questa battaglia sulla conoscenza, perché la nostra è una battaglia sulla conoscenza, è una battaglia che sarà vinta. Rachele mi chiede se io ritengo che vi siano state delle regie occulte nelle rivolte all'interno delle carceri. Vedi, io penso che la programmazione degli eventi è una cosa che deve avere sempre una certa elasticità. Pensare a regie occulte, io penso che sia, come dire, se noi lo intendiamo, tu fai questo, tu fai quello e tu fai quell'altro e il 7 ottobre, il 10 febbraio facciamo questo, io non sono d'accordo. C'è molto di più e molto peggio. C'è la creazione di condizioni eversive all'interno delle carceri. Perché non c'è dubbio, citavo prima la sentenza Torreggiani della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, va bene, non c'è dubbio che le carceri italiane sono in violazione di tutte le garanzie che devono essere riconosciute al detenuto, ma non per una esegesi della bontà della rieducazione o di quant'altro, ma per una ragione di prevenzione. Se non che, se non si investe nelle carceri, va bene, se non si costruiscono nuove carceri, noi abbiamo una percentuale di posti nelle carceri inferiore a tanti altri stati che hanno 100 problemi meno di noi, va bene. Se non c'è un investimento, dicevo, nelle carceri, si creano le condizioni per situazioni eversive all'interno delle carceri. E allora la vera regia occulta è a questi livelli, va bene, è una regia che sta a monte nella incapacità, nell'assenza di volontà di affrontare alla radice il problema carcerario. Ti dicevo e concludo, non pensare a una programmazione delle rivolte, poi le rivolte scoppiano, sono scoppiate, probabilmente fra i capi ci sono stati dei contatti, delle organizzazioni, una idea, anzi certamente pensiamo a quello che è successo pochi mesi fa nelle rivolte sulle carceri, ma sono situazioni che emergono in modo spontaneo. Quando Vallanzasca, va bene, viene interrogato su una fuga dal carcere, se non sbaglio, da un tentativo di fuga dal carcere di San Vittore che coinvolse 11 detenuti, che avviene con la complicità di un maresciallo della polizia penitenziaria e che aveva fatto arrivare delle armi. Lui, Vallanzasca, penso, in fuga che coinvolge, per dire la promiscuità, coinvolge uomini come Corrado Alunni, no? Noi non abbiamo parlato delle Brigate Rosse finora, anzi di prima linea in questo caso, va bene. Però, come vedi, troviamo Alunni che fugge assieme a Vallanzasca e terroristi neri in una organizzazione combinata fra di loro, va bene. E dice, arrivano le armi, bene. Dopodiché avevate un progetto, ma no, non era necessario un progetto. Noi, arrivate le armi, ci saremmo armati e saremmo usciti, va bene. Una programmazione. Pensare a una programmazione, io penso che sia sbagliato. È più corretto pensare a un abbandono dei problemi carcerari. Abbandono che nuoce, ritorno alla prima domanda che è stata fatta, che nuoce al profilo rieducativo, ma nuoce anche al profilo preventivo, cui comunque la pena è finalizzata. Grazie. Grazie a lei, Presidente. Prego, Avvocato Repici.
Il microfono. Prendere. Ora ho acceso e devo una risposta a Rachele. Rachele, io direi che più o meno la ipotesi che ritengo corretta è la seconda che ha detto. Non si tratta di provvedimenti emessi da magistrati mele marce, anzi proprio per nulla. Non si tratta di provvedimenti di disonestà. Si tratta di provvedimenti che in qualche modo sono il prodotto dello spirito del tempo. Qualche ora fa ormai si parlava di un certo malinteso garantismo che ha abbastanza dominato il dibattito pubblico su certe vicende e sulle carceri in particolare. Vedete, è un garantismo che in realtà è un garantismo del potere, non so come altro definirlo, che si occupa soprattutto di solito delle esigenze non dei più umili fra i detenuti, ma addirittura alle volte di singoli potenti detenuti, e dimentica vicende invece clamorose che ci sono state nella nostra storia. Per dire, c'è stato un uomo che per fortuna è ancora vivo, non so come è sopravvissuto, che si chiama Giuseppe Gulotta, che ha fatto 20 anni, più di 20 anni di carcere per un omicidio che non aveva mai commesso e che era stato costretto a confessare dalle torture di carabinieri nel 1976 per la strage di Alcamo Marina. Io non ho mai visto nessun cenacolo garantista prendere la parola in favore di Giuseppe Gulotta. Invece, qual è lo spirito del tempo a cui facevo riferimento? Uno spirito del tempo che sta cercando di colpire due istituti fondamentali, che non sono i trattamenti detentivi contro il principio di umanità nell'espiazione della pena, che è ciò a cui faceva riferimento Giovanni Spinoza con la sentenza Torreggiani. Qui non ci stiamo occupando di detenuti comuni, ci stiamo occupando di detenuti al 41 bis, cioè mafiosi pericolosi, che quanto alle condizioni detentive sono in condizioni sicuramente migliori rispetto al panorama della popolazione carceraria comune, cosa che aveva un'incidenza fondamentale in questo momento di emergenza epidemiologica, perché non c'è alcun dubbio che le condizioni nei reparti del 41 bis, dove erano detenuti i mafiosi più pericolosi, dove sono detenuti i mafiosi più pericolosi, erano le condizioni di maggiore garanzia sanitaria, maggiore rispetto al resto del paese, cioè il mafioso rischiava l'epidemia meno al 41 bis piuttosto che a casa. Eppure il paradosso qual è stato? Molti mafiosi, molti, sono stati scarcerati. Poi sui commenti a queste scarcerazioni si è letto di tutto, soprattutto balle, perché si è detto che erano solo 3, in realtà 3 detenuti al 41 bis. C'erano più di 150, più di 170 mafiosi in alta sicurezza, detenuti per mafia e non per altri reati, che sono stati scarcerati con dei provvedimenti che hanno eluso l'altro cardine del, diciamo, come dire, della normativa falconiana sulle carceri, e cioè l'articolo 4 bis, quello che riguarda i reati ostativi rispetto ai quali non è possibile ottenere benefici penitenziari. Purtroppo l'articolo 4 bis è stato oggetto di modifiche che ne hanno comportato la perdita di efficacia alla lunga nei confronti dei mafiosi, perché sono stati inseriti quali reati ostativi ai benefici, reati che con la criminalità organizzata non c'entrano veramente nulla, e questo è stato fatto solo per pulsioni di pancia, per punire soggetti che erano responsabili di reati gravissimi, per carità, ma reati fuori da ogni possibilità di organizzazione criminale, cioè ad esempio reati in materia sessuale. Ditemi voi
che cosa ci può entrare la criminalità organizzata. Allo stesso modo, altre ipotesi di reato. Ora, qual è il punto? Il punto è che si è cominciato a colpire il 41 bis e si è cominciato a colpire il 4 bis. Da ultimo anche la Corte Costituzionale, con dei pronunciamenti che hanno lasciato un po' di allarme, tanto più visto che si è saputo che sono stati emessi, in particolar modo uno, con una maggioranza di 8 contro una minoranza di 7 col voto decisivo della Presidente della Corte Costituzionale. Questo è ciò che è successo a proposito dei permessi in favore dei detenuti per reati di mafia e quindi con la clausola ostativa dell'articolo 4 bis. Oggi lo spirito del tempo in queste settimane, nelle settimane scorse, che cosa ha prodotto? Una sorta di alleanza intellettuale, ideologica, contro il carcere previsto dal 41 bis e in fondo anche contro l'articolo 4 bis. Cosicché c'è stata una circolare folle emessa dal DAP il 21 marzo, che è stato un invito colto al balzo dalla gran parte della magistratura di sorveglianza. Quella circolare si riferiva anche ai detenuti mafiosi. Però guardate che Giovanni Spinosa lo può dire ben meglio di me, la circolare del direttore del DAP è un atto di provenienza della pubblica amministrazione. Il DAP fa parte del Ministero della Giustizia. Ma voi avete mai visto la magistratura italiana recepire in modo adesivo indicazioni della politica o del governo o delle pubbliche amministrazioni? No, si sono subito sempre ribellati, giustamente, invocando l'articolo 101 della Costituzione. I giudici sono soggetti soltanto alla legge. Invece, in questa occasione, con quella santa alleanza che è lo spirito del tempo, tutti i pronunciamenti, i provvedimenti di scarcerazione emessi dai tribunali di sorveglianza e da magistrati di sorveglianza hanno fatto riferimento alla circolare del DAP. Come mai? Perché c'era quella affinità intellettuale, quella adesione di, come dire, di movimento politico che aveva quale fine ultimo quello di far venir meno il blocco, far venir meno l'ostacolo granitico del 41 bis e del 4 bis. Si sono aggirate le norme sostenendo emergenze della salute dei detenuti clamorose, tanto da rendere quei detenuti incompatibili col regime detentivo. Questo era un dato che non era, non solo non era provato, ma in realtà era provato l'esatto contrario. Perché sono stati mandati alcuni detenuti a casa, in detenzione domiciliare, in condizioni di molto maggiore pericolo. Guarda caso, però, i mafiosi destinatari di quei provvedimenti non si sono preoccupati della loro salute perché andavano a espiare la detenzione domiciliare nella zona rossa della provincia di Brescia, perché ovviamente il loro obiettivo era la scarcerazione. La scarcerazione però era il frutto malato dello spirito del tempo. Qual è la prova che si era davanti a una, come dire, adesione ideale a un certo schieramento? Che appena qualcuno, pochissimi, hanno contestato, indicando pure i punti dei provvedimenti di scarcerazione che davvero erano imbarazzanti, c'è stata la sollevazione di risposta della corporazione giudiziaria, un comunicato del coordinamento di tutta la magistratura di sorveglianza d'Italia a difesa di provvedimenti che davvero erano per molti versi indifendibili, con il solito spirito di casta che in questi giorni, per fortuna, avvertiamo un po' meno grazie alla grande vergogna che ha coperto, anzi ha fatto tacere molti degli esponenti della
ANM e delle correnti della magistratura una volta che sono uscite fuori le chat di Luca Palamara. E purtroppo lo spirito del tempo nel quale stiamo vivendo in questo momento, che ancora proseguirà, guardate che è una cosa di cui è stato beneficiario, secondo me, illegittimamente, il dottor Bruno Contrada. Ho sentito l'altra sera in televisione che c'è stato un avvocato che ha avuto il coraggio di dire che Bruno Contrada è incensurato. Questa è una balla, perché basta prendere il casellario giudiziale di Bruno Contrada oggi e si troverà che è pregiudicato per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa. Purtroppo, in questo momento, la verità è sotto attacco da parte di certi potentati che in questo momento hanno trovato saldature fra di loro. In fondo, il parlare libero di noi che siamo qui serve anche a evitare che quelle saldature possano avere del tutto successo. Grazie. Grazie a lei, avvocato. Abbiamo un'ultima domanda da Palermo. Do la parola a Francesco. Salve a tutti. Allora, Umberto Mormile è uno tra i primi educatori carcerari in Italia, era molto stimato professionalmente ed il suo metodo di lavoro è stato adottato da altri colleghi. La sua morte, apparentemente immotivata, fu motivata dai collaboratori di giustizia in modo diverso e contrastante, per cui non tutti sono stati sinceri. Qualcuno ha detto che era stato ucciso perché era un corrotto. Nino Cuzzola, invece, che fu uno degli autori materiali dell'omicidio, disse che Mormile era stato ucciso perché aveva raccontato che il boss dell''ndrangheta, Domenico Paparia, allora detenuto a Parma, aveva incontri segreti, non ufficiali, con le persone dei servizi segreti, ottenendo dei benefici. Poiché occorreva evitare che Umberto denunciasse queste relazioni occulte tra il mondo delle carceri e dei servizi segreti, è stata ordinata la sua uccisione. Se Umberto Mormile, la mia domanda è, se Umberto Mormile era educatore, stimato professionalmente e anche molto ben voluto dai detenuti che seguiva, è fidanzato con Armida Misamere, direttore di carcere irrepressibile, che non avrebbe mai accettato un uomo corrotto, come è stato possibile che le autorità abbiano accettato che un collaboratore sostenesse che fosse un corrotto senza fare i riscontri per verificarne la verità? Era difficile? Stefano, vuoi rispondere tu? Sì, per Stefano è la domanda. Stefano, il microfono. Non era difficile, ecco. Era imbarazzante. Vale a dire, fare dei riscontri e accettare di inserire nella motivazione dell'ucciso come movente dell'uccisione di Umberto Mormile il fatto che agenti dei servizi segreti entrassero in carcere e parlassero con boss mafiosi avrebbe obbligato quei magistrati ad aprire delle inchieste, ad aprire delle indagini, ad ammettere che quelle cose avvenissero e comunque ad aprire una nuova indagine a basso respiro per scoprire chi fossero quegli agenti che entravano in carcere, chi era la falange armata, perché aveva fatto quella rivendicazione, quali erano le finalità. Questo avrebbe aperto uno squarcio che evidentemente non si voleva aprire, ma ancora oggi non si vuole aprire. Voglio dire, a distanza di 30 anni stiamo parlando delle stesse cose, malgrado nel corso di questi 30 anni siano emerse prepotentemente alla ribalta fatti, testimonianze, e situazioni che hanno evidenziato che questi accordi ci sono stati e ci sono ancora, queste frequentazioni avvengono e possiamo anche immaginare che le finalità non sono assolutamente legittime, non sono assolutamente lecite. Quindi hai perfettamente ragione, Francesco. Questi riscontri era un obbligo assoluto, era doveroso farli, non sono stati fatti e questo
non è solamente un danno e una, come dire, una negligenza della magistratura, è anche un danno a tutto il paese, a tutti quanti noi che siamo ancora alla ricerca di una verità che ci coinvolge tutti quanti. Grazie mille Stefano. Io ringrazio di cuore tutti i ragazzi che hanno preso la parola, penso di poterli ringraziare perché hanno dato un prezioso contributo a questo incontro con le loro domande e con le risposte che hanno consentito che i relatori dessero. E quindi...